Giallo il sole la sua luce, scotta, scalda, bronza e cuoce, tutto il giorno in alto splende, poi la sera piano scende, rosso il cielo poi si fa, sai domani che accadrà. Aspetta e spera, non più lo vedrò. Ma perché non sei schiumata? Perché guarda. Cos'è successo? È stata operata. No! Secondo me te lo sei disegnato apposta con magari, la mattitina, magari. Apposta per non essere schiumata. Magari. Perché magari la gente rimane. Anzi, secondo me ti sei rotta apposta la gamba, apposta perché così almeno oggi non ti schiumavano. Ti guardo e basta. Ti guardo e basta. Bene. Ti sei divertito? Sì. Avevi mai fatto un bagno nella schiuma? No. È la prima volta? Sì. Cosa ne pensi? Bello. Ma sono bello così? Tu devi dire di più! Bellissimo, bello, eccezionale! Dai, dai, entusiasmo! Com'è? Dai, dillo! Bellissimo, eccezionale! Dillo, dillo! Mi sono bagnato! No! Per asciugarmi! Adesso sei qua, solo ti asciughi? Credo! Ti è piaciuto? Sì, tanto! Anche di più? Sì, sì. Va bene. Chi vuoi salutare? Va bene. Vuoi salutare qualcuno? No, va bene. Tutti. Chi? Tutti. Tutti? Di dov'è tutti? Tutti è un tuo parente? Che conosco. Ah, tutti quei tipo? Claudio. No. Tipo Alfredo. Tutti i miei parenti. Tipo? Lo zio Gianni. Mia mamma. Tua mamma che si chiama? Vittoria. Facciamo così, allora, al tre diciamo ciao Vittoria, va bene? Uno, due, tre. Ciao, ciao Vittoria! Di dove sei, Elisa? Dal Bandione. Vuoi salutare qualcuno? La nonna. La nonna? Tecla! Tecla! E di dove sei? Dal Bandione. Ti sei divertito oggi? Sì. È stato bello? Sì. Più bello che andare a fare le scalate in montagna a piedi? Sì. Sì, sì, sì. Ma che bel costumino che hai. Di che colore è? Blu? Non ce l'ho. Come fucsia? Sicuro non sia verde. Io sono daltonico. A me sembra marrone. No? No. Dici che ci vedo male? Sì. No. Mi sa che ci vedo molto male. E tu come ti chiami? Guardali subito. Erika. Quanti ne hai, Erika? 8. Sei sicura? Sì. Secondo me mi stai raccontando una bugia. Guardami negli occhi. Secondo me come minimo tu ne hai 18. Non hai ancora compiuto i 18? Ah, li hai già compiuti? Hai già anche la patente? Quasi. Mi raccomando, quando guidi vai piano, ok? E non bere troppa birra. Sì. Chi è che ti ha fatto i capelli così? Io. Guardala. Io. E dillo subito. Io. Che tu sei un po' matta. Io sono un po' matta. E tu come ti chiami? Asia. Perché ti chiami Asia? Boh. Ti hanno chiamato Asia perché i tuoi genitori sono giapponesi. Giusto? No. No, di dove sono? La mia mamma è di Gandino, mio papà è di Valbondione. Allora salutali, digli ciao papà, ciao mamma, ciao, forse papà, stasera ciao, torno mamma a casa. Forse stasera torno a casa. Ma forse scappo col mio moroso, diglielo. Forse scappo con il mio moroso. Senti, mi hanno detto che tu... Che io? È vero? Che io cosa? Ma anche soprattutto, ieri sera, Sono stata a casa. Sei stata a casa? Sei sicura? Sì. Allora non sei tu che hai rapinato la banca a Roma? No. Sei sicura? Sì. Chi ha rapinato la banca a Roma ieri sera? Io. Come hai fatto a entrare nella banca? Sapessi. Sapessi. Quanto hai rubato? Sapessi. 1 miliardo di miliardi di euro? Di più, di più. Me ne dai un po'? No. Ma che questo? Ce ne
Come ti chiami? Enrico. La risposta è esatta? Sì. Quanti anni hai? 8. La risposta anche qui è esatta? Sì. Secondo me questa risposta non è esatta perché tu come minimo hai 25 anni. No. Che mestiere fai? Il muratore. Il muratore ci suggeriscono, è vero? Non è ancora deciso. O l'imprenditore nel settore calzaturificio, calzaturiero, calzature? No, non è ancora deciso. Sei un evasore fiscale? No. Quanto guadagni al mese? 2000 euro. Non sei niente tu! Ma sei un bambino inutile, ma vattene via! Sono io! Ti chiami? Piffare Mattia. Hai la fidanzata? Sei. Però. Che mestiere fai? Carpentiere. No. Chi vuole fare una domanda alla nostra star del pomeriggio? No. Intervista la star? È la risposta esatta? Sì. Ma che bella domanda fai, ma tu. Chi ha un'altra domanda per la star del giorno? Come si chiamano le sue fidanzate? Le sue star? Lucia, Anna, Marta, Alessia, Asia. Secondo voi è sincero o racconta un sacco di bugie? Che bala, che bala, che bala! È un bugiardo? Signori e signori, ci troviamo tra un branco di ragazzi un po' pazzi qui a Valbondione. Andiamo subito a intervistarli. Cosa ci fa in mezzo alla schiuma? Mi dicono che sei qui da un mese. Sì. E cosa ci fai da un mese nella schiuma? Stavi aspettando il moroso? No. Come si chiama il tuo fidanzato? Non ce l'ho. Enrico! È vero che si... È vero che si chiama Enrico? No. Chi è lui? Sì. Sei tu Enrico? No. Come ti chiami tu? Lisa. Ah, sei Lisa, non sei Enrico. Dov'è? Ah, è arrivato il moroso ufficiale. Vieni qua che ti intervistiamo. Avanti. Chi tra di voi si sposa l'anno prossimo? Con chi ti sposi l'anno prossimo? Non è ancora trovato il moroso? Ma niente, avanti. Allora, chi si è divertito di più quest'anno al CRE? Io! È stato bello il CRE? Sì! L'anno prossimo lo farete ancora? Sì! Sempre qui a Valbondione oppure a Napoli? Sempre qui! E allora guardiamo la telecamera e urliamo tutti insieme, viva Valbondione! Sì! Come ti chiami? Daniel. Professore animatore. Sì. Da quanti anni? 2. Come è stato quest'anno il CRE qui a Valbondione? Bene. Di cosa ti occupavi? Delle squadre. Delle squadre di cosa? Squadre del CRE. Tu eri con la? Squadra gialla. E com'è andato quest'anno la gialla? Siamo primi per adesso, però non siamo ancora... Non è ancora finito. Siamo pari merito. Siamo... Ah, pari merito. Siamo pari merito con la verde. Ma mi sa che chi tra i due potrebbe vincere la fine della CRE? Non lo so. Gialli! I verdi o i gialli? Verdi! O i gialli? Gialli! Gialli! E anche dal CRE di Valbondione è tutto! Ciao! Crazy CRE! La giornata del CRE più pazza che c'è!